Ora abbiamo perso, quindi no, bisogna continuare su questa strada, non mollare, e ci aspettano partite veramente difficili, quindi dobbiamo lavorare ancora più duro, non possiamo rilassarci assolutamente e quindi continuare così. No, che mi prendono in giro in primavera, in prima squadra, che dicono che sono il figlio del mister e cose. Sei il figlioccio di Massimo. Sì, no, vabbè. Io sono a disposizione del mister e mi faccio trovare pronto. Tutti vogliamo, seguiamo un unico obiettivo, abbiamo in testa un unico obiettivo e quindi per arrivarci dobbiamo fare risultato e dobbiamo vincere queste partite. Ma sinceramente l'ho vissuto come una partita normale, come in primavera. Ero solo concentrato a fare bene e di cercare di fare una buona prestazione con la squadra e di portare i 3 punti a casa e di dimostrare, anche se era una difesa giovane, che è 3,97 comunque in un campione di Serie B, si sono comportati bene. Peggio, magari forse è passato, però comunque io aspetterei a parlare perché comunque adesso, ripeto, ci sono delle partite veramente difficili da affrontare e ce la dobbiamo mettere tutta veramente. L'eliminazione l'ha avuto Iervese, che è stato un grande mister per me. E io sono partito come mezzala e poi Iervese mi ha trasformato in terzino destro, sinistro, che al calcio moderno mo è importantissimo saper fare più ruoli. Poi il primo anno di primavera il mister Oddo ho avuto e lui è riuscito a cacciarmi fuori. Che la sicurezza nei propri mezzi mi ha dato consapevolezza. E poi l'ultimo anno il mister Ruscitti, che mi ha dato pure la fascia da capitano in primavera, mi ha fatto sentire ancora più importante in mezzo a questo grande gruppo. È stato 3 grandi mister, sono stati per me e spero di continuare a fare bene anche quando vengo chiamato in causa. No, secondo me bisogna affrontare una partita per volta, dedicarsi a una partita per volta, studiare bene ogni partita e quindi poi vedere di fare il massimo. Non bisogna guardare la classifica perché anche quando l'abbiamo guardata magari ci siamo un po' rilassati, lo sappiamo, e quindi vedere una partita alla volta. Potrebbe essere un po' l'inizio di un'altra bella storia per il calcio di Pescara. Io ci metterei la firma per la carriera di Fabio Grosso. Ma io mi trovo più mezzala sinceramente a fare il centrocampista, però cerco di adattarmi pure a fare il terzino. Ma io mi faccio sempre trovare pronto, sono sempre a disposizione del mister. Bella domanda, ma con tanta attenzione, tanta determinazione, cattiveria, ma in Serie B non vedo attaccanti scarsi sinceramente, quindi ogni partita va affrontata allo stesso modo. Solo un gol ho fatto bello contro la Roma e da luglio che sto cercando di tirare in porta da terzino e meno male, la partita più importante dell'anno mi è andata bene. E noi con la primavera comunque speriamo sempre di centrare i playoff e andiamo avanti. Senza nessuna delle due, penso a vivere il momento e a continuare su questa strada. Poi, qualsiasi cosa verrà tra le due, sarò veramente felicissimo. Cioè, ci hai creduto, quello era un pallone che era destinato al fondo campo. Sì, peccato che se arrivavo un pochetto prima potevo fare pure il gol io del 3-1, però va bene così, l'importante è che abbiamo vinto, abbiamo portato i 3 punti a casa. Neanche la maturità, Davide. Esatto, anche la maturità. Quindi La scuola va benissimo, la mi pare. scuola va bene, sto facendo un po' fatica nell'ultimo periodo per le assenze e tutto quanto, però ce la metto tutta anche lì e cerco di fare il massimo. No, soprattutto a Ragusa, lo conosciamo tutti, sappiamo che in campo aperto può essere devastante, quindi dobbiamo essere attenti, molto attenti a non concedergli spazi.